Sono molto curioso, come l'hai vista te in cottura? Interessante. Amici di Braciami Ancora, ne assaggeremo di saporite. Amici di Braciami Ancora, veloce interruzione per farvi un po' di comunicazioni. Allora, questo video che vedete, ragazzi, lo abbiamo girato tra settembre e ottobre del 2019. È normale che stessimo senza mascherine, tutte ammassate, come ci piace stare, come ci piacerà tornare, speriamo il più presto possibile. Seconda cosa, siete molti, ragazzi, che mi scrivete dove potete trovare i nostri hamburger. Allora, se non li trovate sotto casa, scriveteci a info@braciamiancora.com, vi daremo tutte le informazioni, vi risponderemo. La terza, ragazzi, il 1° maggio sul nostro profilo Instagram parte un contest nel quale abbiamo messo in palio un frigorifero per frollare, quello professionale, valore circa 5.000 euro, frigorifero lo stagionatore. Se volete partecipare, in descrizione vi lascio un link con le istruzioni e dovete seguirci su Instagram. Allora, gustiamoci questo video con doppia frollatura. Guardate qui le componenti di questo video, tanta roba: burro, entrecotto di marango, Jack Daniels e un bisteccone Tomahawk. Com'è la pronuncia? Tomahawk. Ok, ragazzi, oggi che facciamo? Una frollatura, anzi no, due frollature particolari. Alle mie spalle, ciao ragazzi, i sette, diciamo, persone che hanno raccolto il nostro invito last minute. Apro mega parentesi: se volete partecipare ai nostri eventi, ci dovete seguire su Instagram, ok? Braciami Ancora, _ official, ok? Bene, io direi che ho già chiacchierato troppo per i miei gusti, passerei subito la palla a Duccio, che sta qui di fronte a me. Duccio, uomo di tanti, diciamo, di lavoro serio e di poche parole. Noi oggi facciamo due frollature particolari che non si fanno tanto spesso in Italia, non si vedono. Una frollatura la facciamo con questa entrecotte. Solitamente la frollatura delle carni non in osso è sconsigliata perché insomma non rendono al massimo, ma noi la bardiamo nel burro e siamo molto curiosi di vedere. E poi invece facciamo con la Tomahawk, facciamo una frollatura nel whisky, molto particolare, anche questa ricetta che in Italia non si trova. Da dove partiamo? Dal burro, vai. Allora, eccolo qua, entrecottone. Ragazzi, io non so voi, ma a me mi verrebbe a tagliare mozzico già così, eh? Sì, pure io, mi serve la museruola. E Duccio, che burro stai usando? Burro normale, ok, sì. Volendo, emiliano. Esatto, volendo si potrebbe utilizzare il burro chiarificato qualora poi lo dovessimo utilizzare in cottura, ma non è questo il nostro caso. No. È food porn questo? Sì. Direi che come hashtag food porn ci sta bene. Ma regà, l'abbiamo bardata tutta! Olè! Sta portando! Lezione di marketing legato al food. Allora, parliamoci chiaro, bisogna essere onesti. Mettere il pepe rosa? Pepe rosa. Mettere il pepe rosa, che pare rosso, vabbè, però c'è scritto rosa. Mettere il pepe rosa che pare rosso sulla entrecotte bardata è una mera operazione estetica, giusto? Però mette che figata, la gente arriva e dice wow, okay, c'hai le lentiggini. Ora passiamo ad alta. Ad alta. Bene. Ci concentriamo su lei e facciamo una americanata. Questa è proprio un'americanata, però regà, vi posso assicurare, americanata ci sta tutta. E la avvolgiamo in un panno. Panno sterile. E dopodiché la imbeviamo col whisky. Avvolgi, avvolgi, avvolgi. Gli americani la chiamano la mummia ubriaca. Posso imbevere. La posso bagnare io? Bagnare, la posso bagnare io? Meglio. La bagno io? In maniera molto aggressiva. Benissimo, le nostre preparazioni sono terminate. Passami pure il bisteccone avvolto nel whisky. Quindi, ricapitolando, bardatura nel burro e frollatura nel whisky. Le nostre bambine se ne vanno ora nel frigo. Alcune però comunicazioni ve le devo fare. La prima: non le fate a casa queste preparazioni perché vi serve una cella per frullare professionale come queste qua. La seconda cosa: non vi ho detto dove sto, sono al Beef Bazaar, che è un'intrigantissima steakhouse al centro di Roma, che sarà la sede della Dry Age Academy, ovvero sia un'accademia che ha come scopo quello di studiare in maniera dettagliata e approfondita il fenomeno della frollatura, perché ci sono ancora tanti aspetti da raccontarvi. L'abbiamo messa in piedi insieme a loro.
vi racconteremo le tappe di questo percorso. Allora, la prima è andata, vai Duccio, passami la seconda. Olè. E questa pure, vai. Care ragazze, ci vediamo tra una quarantina di giorni, ciao. Le bistecche le ho messe in frigo, ci vediamo tra 40 giorni, ok? L'aspetto qua, puntuali, ciao. È il 17 di ottobre, sono passati 37 giorni, si sono ripresentati tutti puntuali, c'è sta uno che ha la maglia da carcio, io dico dopo che... No, bene, ragazzi, ben trovati, eh? Ben trovati. Poi quello... Vieni, allora, venite qua. Venite qua, là, studiamo un po'. Tiè, rendite utile, portala lì, va? Dalla doccia. Tiè, annusa, annusa, sì, annusa. Come la vedi? La vedo bene, eh? Annusa un po'. Ci sta. Tiè, annusa un po', dai, annusa. Ingegnere, vieni qua. Ingegnere. Com'è la consistenza, tu? Che senti? Burro? Abbastanza dura. Vediamo un po', ha ripreso la sua consistenza. La carne invece è abbastanza morbida. Sì. Avvicina, 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 avvicina. Allora, vediamo un po', va. Secondo me il colore. Il colore è cambiato. Il colore è cambiato. Più vinaccia. Esatto, più vinaccia. Zitti ragazzi, voi mi distraete. Voi mi distraete. Interessante, eh? Sicuramente dal colore. Un colore poi così non l'ho mai visto. C'ha un colore violaceo. Non siamo là qua. Sì, questa si sente che ha frullato. Guardatela. E che facciamo? La puliamo secondo te? Adesso. Quindi diamo una piccola pulitina. Qui sono sorte delle piccole, vedete? Delle piccole muffe. Beh, questo sicuramente è da pulire rispetto questo è da pulire, sì, rispetto a come tutte le carni frullate. Esatto, però c'è un colore diverso, vedi? Sì. C'è un colore violaceo. Così fosforescente. Esatto, fosforescente. La carne. Questo sarà verosimilmente merito del whisky, no? Del sì, whisky. Quindi presumo. C'è stato un processo di ossidazione, maturazione nel whisky. Qui la nostra voglia di assaggiarli oramai è incontenibile. Immagino. E se non vuoi che scavalchiamo il bancone e t'azzannamo, caro Duccio, io incomincio a forse cuocere. Te iniziare a cuocere. Sì, sta scavando, guarda la corteccia che viene via. Bella, fa vedere il colore. Sì, vabbè. Molto interessante. Che ti sembra tu? Molto, molto, questo è il minimo. Vedi, qui si è leggermente scurita, sì, con un processo qua di ossidazione c'è stata. Ritieni che sia il caso di pulirla? Ma giusto un minimo. Qui diciamo il tribunale del popolo ha deciso che due ce le grigliamo in maniera standard sì. E altre due invece come le ce le prepari? Tutto? Burro chiarificato. Il burro Rotto, chiarificato, sì. Perfetto, vai. Così riprendiamo. Benissimo. Beh ragazzi, Duccio ci ha avuto un'idea molto intrigante di fare una tartarina con la parte esterna della carne frullata nel burro. Dai raga, forza, non mi tirate indietro? Vai. Su, tartarina di entrecotto di marango frullata nel burro 37 giorni. Molto buona, decisamente buona. E non era questo il motivo della convocazione? No, ok. Questo è in più. Mortacci quanto è buona. No. Questa è buona davvero. Mamma mia, guarda che non bollisce troppo cotto. Se non è buona. Tre chili di carne. Quindi Duccio, ricapitolando, qui abbiamo le entrecotte che noi abbiamo
bardato e fatto frullare nel burro, la stai cuocendo? Nel burro chiarificato. Nel burro chiarificato, perfetto. Che non era quella con la quale l'abbiamo bardata però. No. No, ok. Qui la tomahawk sta prendendo, sta scaldando, e questa è cottura tradizionale. Bene. Mamma mia, guarda là. Olè! Occhio. Non va scherzo. Allora, ragazzi, qui due crosticine completamente differenti, Classica reazione di Maillard alla griglia, e qui guardate, classica crosticina, si è imbrunita nel burro. Assomiglia al Kobe, lo sai? Quasi. Assomiglia al Kobe, il Kobe si cucina così. Bello! Sieduccio, burro e griglia. Bene, ragazzi, questo è l'entrecotte che noi abbiamo bardato nel burro, fatto frullare 37 giorni e preparato, cotto nel burro chiarificato. Io prima di portarlo a quei famelici. Che cosa da sturbo, da sentirsi male. Mortacci, quanto è buono, ragazzi. Ragazzi, questa è l'entrecotte grigliata nel burro, ok? Il grasso lo senti proprio il burro. Abbiamo usato più laghi. È vero, è nel grasso senti l'odore del burro. Perché ricorda, non è grasso, ma è sapore. Entra cotta frullata nel burro, cotta in modo tradizionale. Annusatela, annusatela. Ce lo senti il whisky? Intrigante. Giulio, hai assaggiato tre bistecche. La prima, quella bardata nel burro, frollata e cotta nel burro chiarificato. La seconda era uguale alla prima, ma è stata cotta in modo tradizionale. La terza frullata nel whisky. Quale ti ha intrigato di più? Allora, sono buonissime tutte e tre, senza dubbio. Devo dire la prima, cotta nel burro chiarificato, però aveva quella dolcezza, quella morbidità che è inimitabile, unica. Nicolò, quale ti è piaciuta di più? Quella bardata nel burro cotta in modo tradizionale, aveva un gusto molto più deciso. Guido, com'è andata la pratica qui? Tutto assurdo, però ho preferito quella frullata nel whisky perché secondo me aveva quella crosticina che era indubbiamente secondo me la più decisa. Ma il whisky si sentiva? Il whisky pensavo si sentisse di più nell'odore, invece l'ho sentito più nel sapore, ecco. Bene. Senza ombra di dubbio quella bardata nel burro, cotta nel burro chiarificato, mi è capitato un pezzetto di grasso, era una crema, era clamoroso, si scioglieva in bocca, pazzesco. Jacopo, quale ti è piaciuta di più? No, assolutamente la prima, cioè quella cotta nel burro. Giulio, e quale ti è piaciuta di più? Medaglia d'oro al whisky, direi. Gabriele. Secondo me quella che è andata più forte è stata quella bardata nel burro e cotta nel burro chiarificato. Come al solito, quando invito qualcuno a questi video se mangiano tutto, pure il tavolo. A me hanno lasciato solo l'osso, ma c'è ancora un po' di ciccia attaccata. A questo punto io vi saluto, vi abbraccio fortissimo e come al solito vi urlo con tutto il cuore che la brace sia con voi. Aie.